C'è chi spinta? Sempre un giro da compiere a tutta velocità, non si capisce che i migliori superano il turno. Campana per loro e vecchi in aria prende la guida in gruppo in queste primissime battute, 8 minuti dalla partenza. Questo momento per lo sprint è conclusivo, la volata arriva sul traguardo, tempo di riferimento per loro 34:24. Dai Emma, via via, è partita la prova per la batteria numero 2, Catti Brioschi di Lamoriantino d'Avasio e Pacquetti sulla terza. Dai Ale. La batteria addirittura d'arrivo per la volata finale, pronte per lo sprint 33:50. Parte la prova per la terza batteria, a un giro dal termine distanze taglia brava dentro, vai a fare il tempo. Attenzione alla caduta che ha coinvolto un atleta, tempo di parte in questo istante la prova per la battaglia numero 4 delle 6 in programma. De Rosa, Ragone, Medi, Biancati, Corradini di Gregorio sul percorso di gara. Di questa prova 32:68, parte la prova per la quinta batteria che sta gareggiando al gran completo, quindi trovate il primo luogo dei Rocchetti, Floris e Rezzoli. Dopo secondo giorno per Salviva che arriva, prova si entra nella prova di questa quinta batteria riservata alla categoria Indy femminile. Ultimi metri prima del traguardo, chiude qui la loro prova, 32:14, Sina. Assista la prova, mentre per assiste l'ultima batteria ieri, termini, noi comunichiamo, grazie al lavoro svolto dai componenti della segreteria, gli atleti, ragazzi femmini che hanno superato il turno, vanno alla finale. Dei mani Ludovica, Dalmasia, Ragamaina, Fiorato, Agnese, Lazzarini, Arianna e Passo Rosario per aver realizzato i primi 6 tempi migliori su tutte le batterie disputate in precedenza. Siamo alle battute conclusive anche per quanto concerne questa batteria, 34:22 è il loro tempo di riferimento, quindi lì partita. Aspetta un secondo! Si pone davanti a tutti in questo momento.